È iscritto a parlare l'onorevole Craxi, ne ha facoltà. Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli deputati, c'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e con rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e grida spagnolesche. In questo senso ho sempre pensato e penso che un minuto prima che una situazione degeneri bisogna saper prendere una decisione, assumere una responsabilità, correre un rischio. Sei finito! Sei finito! Sei finito! Ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto benissimo e che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Vuoi pure queste, Pechino, vuoi pure queste, vuoi pure queste, Pechino, vuoi pure queste. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo. Perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Nessuno quel 3 luglio 1992 si alzò. La questione posta da Bettino Craxi non trovò risposta. Se il leader socialista aveva ragione, se tutti i partiti avevano intascato negli anni illeciti finanziamenti da parte degli imprenditori, sarebbe bastato quel giorno un sì corale. Un applauso liberatorio e Mani Pulite sarebbe finita lì. La SI ritenne a torto o a ragione molto una difesa pro domo sua. Non pochi pensarono che il fenomeno di Mani Pulite si sarebbe ridotto al Partito Socialista. Con una pubblica confessione probabilmente la realtà si sarebbe spostata. Non è esatto che nessuno rispose. Subito dopo intervenne Achille Occhetto, che dedicò tutta la parte finale del suo intervento a questo problema. Colsi l'elemento politico proponendo che si studiasse da parte dei partiti che ci fosse una proposta politica, non solo un'autodifesa, e si affrontasse il problema dei costi del sistema politico e della democrazia. Mi fu in parte obiezione politica e in parte forse speranza di essere preservati. Forse sacrificando Craxi le cose si sarebbero acquietate. Molti pensarono che dando lo scalpo di Craxi probabilmente si risolveva la partita per gli altri gruppi dirigenti. Io non ero parlamentare all'epoca, probabilmente se fossi stato parlamentare mi sarei alzato, avrei chiesto la parola e avrei detto parla per te. Fu un momento drammatico, così molti lo ricordano.
I segnali di rabbia da parte del popolo verso tutto ciò che aveva a che fare con la politica erano evidenti. Le casse dei partiti erano vuote, il consenso aveva un costo alto e molti ne approfittarono per arricchire se stessi, i propri amici, le correnti. E c'era la stanchezza di tanta gente verso una società non del merito, ma dell'accordo sottobanco, verso opulenze a volte ostentate senza ritegno, a volte solo immaginate, ma mai smentite, perché servivano ad alimentare la favola di un potere invincibile. Quella fu un'occasione per la politica, per il mondo politico, di dare una valutazione, un giudizio, una spiegazione e non affidare tutto all'autorità giudiziaria. Ma io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Perché tutti i partiti sono sempre stati finanziati. Craxi diceva, lo sapevo fin da quando avevo i calzoni corti, in modo irregolare o illegale. E quindi nessuno era in grado di alzare la mano e di dire no, io a questo sistema non appartenevo. Il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Perché non c'è dubbio che la correità maggiore coinvolgeva i partiti dell'eterna maggioranza e meno l'opposizione. E poi c'era chi aveva preso soldi per i partiti, chi per le correnti dei partiti e chi anche si era inzuccherato le dita per se medesimo o per il suo gruppo personale. Questo è un capitolo, che possiamo anche definire oscuro, della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale. Qual è il partito che va a mettere la testa sotto la mannaia del carnefice? E anche Craxi in quell'occasione fece un discorso in cui dicendo l'abbiamo presi tutti, non voglio dire che il senso delle sue parole fossero assolviamoci tutti, ma più o meno qualcuno, e penso anch'io in quel momento, l'ho anche letto in questo modo. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte. Direi che di quel discorso di Craxi la cosa più importante fu proprio il silenzio che ne derivò. Tutti sapevano che quella era la verità. Ha chiesto chiesa di essere sentito. Ah, è vero. Gli avvocati dicono che cosa chiesa, allora dice, va bene, dicono così, va bene, ok, allora... I libri di storia porteranno la data del 17 febbraio 1992 come quella in cui tutto ebbe inizio. I carabinieri di Milano, guidati dal capitano Roberto Zuliani, su ordine del pubblico ministero Antonio Di Pietro, arrestano in flagranza di reato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, comunemente definito dai milanesi la Baggina. Manipulita è nata come una delle tantissime operazioni di polizia, con una denuncia presentata da un piccolo imprenditore che gestiva un'impresa di pulizie nei confronti di Mario Chiesa, che era allora amministratore del Pio Albergo Trivulzio. È stata presa la denuncia, è stata pianificata l'operazione, sono stati pianificati gli interventi, anche perché dovevamo lavorare in una zona particolare, dovevamo entrare in un ufficio, quindi poter ascoltare, poter riprendere determinate situazioni e di conseguenza c'è stata una pianificazione di base come normalmente viene fatta per tutte le operazioni di polizia. Presa la denuncia, organizzata l'operazione, organizzato l'intervento, è stata informata la magistratura, il magistrato di turno all'epoca Antonio Di Pietro e da lì è partita l'indagine. Ingegnere, ci sono soldi, non può fare dichiarazioni, ingegnere.
Senta ancora socialista. Proviamo qua. A bordo. Perché non? Senta ancora socialista? Non può fare dichiarazioni, ingegnere. Mi ricordo il capitano Zuliani, tutto indaffarato a preparare un'operazione che chiamavamo MP all'epoca. Mi ricordo che ero di turno e mi ricordo che una delle preoccupazioni che più avevo è se poi non lo troviamo con le mani nel sacco, questo è un politico, ce ne farà passare di tutti i colori. Il sistema era semplice. Le aziende si accordavano in anticipo su chi avrebbe vinto quel determinato appalto. Oggi a me, domani a te. E ciascuno versava al referente politico all'interno dei consigli di amministrazione degli enti che appaltavano i lavori. Strade, autostrade, metropolitane, ferrovie, centrali elettriche, impianti di desolforazione, discariche, ospedali, strutture pubbliche. Mi sono trovato un giorno a colazione con i più grandi impresari italiani. Uno di loro, un nome importante ieri e più importante oggi, mi disse una cosa che mi colpì, che a lui erano stati contestati fatti di 4-5 anni prima, che chiaramente erano frutto di intercettazioni telefoniche iniziate molto prima che scoppiasse il bubone, tra virgolette, di Mani Pulite. Ed era un progetto politico in cui sostanzialmente il vecchio partito di Azione, con le sue presenze finanziarie nel settore della stampa, nel settore dell'industria, cambiava alleanza. Dalla Democrazia Cristiana la passava al Partito Comunista. Caduto il bipolarismo internazionale, crollato il sistema sovietico, caduto il muro di Berlino, caduto il sistema del bipolarismo internazionale, a quel punto viene meno la ragion d'essere stessa delle vecchie coalizioni che avevano al centro la Democrazia Cristiana. Si scompagina tutto e viene a galla quello che già era sotto traccia da tempo. Se capita di sfogliare le annate del Sole 24 Ore di quel periodo, vediamo come le denunce degli imprenditori sulla corruzione e sulle pressioni della politica per le concussioni sono altissime. Fallito il progetto politico, procure incominciano a fare il cosiddetto lavoro sporco con una semplicità direi finanche banale, nel senso che trasformarono il finanziamento non dichiarato di partiti e di uomini politici in fenomeni di corruzione. Ma io per la verità credo che sia successo esattamente l'inverso, e cioè che l'azione della magistratura sia stata possibile, nel senso che le indagini sono potute durare quel che sono durate, proprio perché era intervenuta una situazione di crisi. L'azione della magistratura arriva quando il distacco dei partiti rispetto a molta parte dell'opinione pubblica è più evidente. Chi viveva a Milano in quegli anni sa benissimo di che cosa parlo. La magistratura, nell'equilibrio dei poteri preesistente, non avrebbe mai attaccato così frontalmente il sistema dei partiti. Il sospetto che ci fosse stato un intervento esterno con manipolazioni molto potenti e strumenti molto potenti resta. Certamente la figura del magistrato Di Pietro è una figura che presta il fianco a molte obiezioni, a molte ipotesi, e con lui quella di un'intera classe di magistrati i quali hanno agito certamente moltissimi in ottima, perfetta buona fede e grande spirito etico, ma hanno alcuni di loro certamente agito anche con uno spirito politico.
L'atteggiamento mio, come credo quello di tutti i miei colleghi, è stato quello di rispettare con rigore assoluto la Costituzione e quindi svolgere la propria attività con rigoroso rispetto della Costituzione e quindi avendo in mente soltanto la verifica delle responsabilità personali in relazione a reati che venivano accertati nel corso delle indagini. Il 5 aprile un campanello d'allarme che sarà fondamentale ma allora fu sottovalutato. Le elezioni politiche consegnano al Parlamento una nuova dirompente forza politica. La Lega di Umberto Bossi conquista il 9% dei voti. Il consenso alla Lega, che in modo così massiccio si manifesta già 2 anni prima del 92 con le elezioni regionali del 90, dà un segnale importante che a livello politico e quindi a livello istituzionale quella classe, quel gruppo di potere che ha governato l'Italia nei 50 anni o 40 anni precedenti scricchiola e quindi stanno venendo meno quelle fondamenta che hanno mantenuto in piedi quel sistema. Di questi segnali direi il più vistoso era stato l'inizio della campagna referendaria promossa da Mario Segni, che il Paese aveva colto per quello che realmente era, e cioè non singoli articoli di legge o leggi da sottoporre e abrogare attraverso il referendum, ma una manifestazione popolare che andava ben al di là del singolo quesito proposto. Non so a che titolo, non so per quale occasione e comunque desidero affermare con molta nettezza che non ho ricevuto alcuna somma di denaro né in quel periodo, né in periodi precedenti, né in periodi successivi. Il 1 maggio l'ex sindaco di Milano, Carlo Tognoli, e Paolo Pillitteri, cognato di Craxi e primo cittadino in carica, ricevono un avviso di garanzia che da settimane era pronto nel cassetto del procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli. Devo assolutamente respingere questa ipotesi. Non l'ho mai ne ho preso, mai ho avuto l'occasione neanche di discutere di questi problemi con Chiesa. L'inchiesta ora si allarga a macchia d'olio e in questa fase vede coinvolti tutti i partiti lombardi. Alla fine di aprile, a seguito delle dichiarazioni di Mario Chiesa, ma non solo, entrano in carcere una dozzina di imprenditori che subito raccontano ai magistrati di quei finanziamenti illeciti. Nell'immaginario collettivo, la parola Tangentopoli ha preso corpo. La politica si sta dibattendo in una lacerazione profonda e insanabile. Il 25 aprile, in anticipo di 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, si era dimesso il presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel pieno della bufera di Gladio e della sua durissima polemica con gli ex comunisti. Io mi sono dimesso per un motivo molto semplice, perché non potevo affrontare la soluzione della crisi di governo successiva alle elezioni senza avere l'arma dello scioglimento, e l'arma dello scioglimento non l'avevo più perché erano gli ultimi 6 mesi del mio mandato. Il 23 maggio gli italiani vedono in TV le sconvolgenti immagini della strage di Capaci. Giovanni Falcone, uomo simbolo della lotta alla mafia, è assassinato con la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti 1002, hanno ottenuto voti. Scalfaro 672. Il giorno dopo, un Parlamento sconvolto e annichilito
elegge a capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. Proclamo eletto Presidente della Repubblica l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro. In quel momento pensare che la mafia potesse avere una forza, una tracotanza di questo genere, primo. Secondo, che servizi, attività di polizia non avessero in alcun modo avuto sentore sia che qualche cosa di grosso poteva capitare, sia di un piano specifico che poi si seppe fu preparato in un modo scientifico impressionante. Tutte cose che davano la sensazione che lo Stato passasse un momento estremamente critico. Fui eletto in questo clima. Allora, come sapete, il capo dello Stato... Il 18 giugno Scalfaro conferisce a Giuliano Amato, nome suggeritogli da Craxi, l'incarico di formare un nuovo governo. Tutte le possibili collaborazioni da parte delle forze politiche. Ci sono altri provvedimenti a breve? No, stiamo interrogando. Mentre a Milano viene arrestato l'imprenditore Salvatore Ligresti, il 19 luglio un'altra strage, un altro boato a Palermo, in via D'Amelio. Paolo Borsellino e i 5 uomini della sua scorta vengono ammazzati dalla mafia. Hanno creato un clima infame. Nel racconto di quei mesi interviene ora un fattore nuovo. Il 2 settembre si uccide con un colpo di fucile nel garage di casa a Brescia il deputato socialista Sergio Moroni. Aveva da poco saputo di un avviso di garanzia della Procura di Milano. Resta incancellabile quella lettera di Moroni, un testamento non solo suo, ma di un'intera classe politica. La sua scelta di porre fine alla sua vita è stata una scelta non solo personale di uomo disperato, addirittura di uomo malato, come qualche volta è stato detto. È stata una scelta politica e lui ha lasciato una lettera che in qualche modo è stato il suo testamento politico. Una lettera che voleva essere un po' un grido d'allarme, un campanello d'allarme rispetto non tanto ai contenuti o agli obiettivi di un'inchiesta che mio padre non ha mai realmente contestato, ma rispetto ai modi con cui questa veniva condotta, rispetto anche ai rapporti tra la procura e la stampa, rispetto a come un avviso di garanzia era una preventiva sentenza di condanna, rispetto al fatto di come questo venisse poi messo in piazza, le persone messe all'agonia. I suicidi che ci sono stati a margine delle inchieste, varie inchieste Mani Pulite, vengono ritenute un argomento fuorviante o retorico, in parte si può anche dire che sia così, d'altra parte però assolutamente no. Da una parte sono stati 45 dal 1992 al 98 ed è un numero comunque fisiologicamente più alto di quanto appunto possa essere normale che la carcerazione o delle inchieste decretino purtroppo che qualcuno si tolga la vita. Ma sono morti che abbiamo forse un po' frettolosamente attribuito alla magistratura. Sono morti che riguardano tutti noi, perché il clima dell'Italia in quegli anni fu un clima particolare e particolarmente sanguinario. Però tra le pieghe di questi 45 suicidi vediamo che c'è tutto il decorso per il quale l'inchiesta monta, il tipo di clima surriscaldato anche dalla stampa monta e quindi vanno a suicidarsi, ed è la cosa forse più impressionante, anche persone che non c'entrano nulla. Io credo che ci fu una disinvoltura ampia nell'inchiesta della magistratura e nell'uso della carcerazione preventiva, cioè dell'imprigionare l'indagato prima che un processo abbia stabilito o meno la sua colpevolezza. Nel 1992 e 93 sono concentrati 32 di tutti i suicidi, 45 che ci sono stati nel 92 e 98, e questo qualcosa vorrà dire.
se è vero che appunto c'è una proporzione chiara, diretta, matematica e statistica tra suicidi e uso della carcerazione. Allora, io penso che le procure e i magistrati che svolgono seriamente il loro lavoro non si devono preoccupare di avere dei fan, non devono avere dei fan. Il primo impatto, ricordo, l'ho avuto qui in un ospedale di Roma. Dovevamo interrogare congiuntamente degli imputati eccellenti e c'era Di Pietro, c'era anche Colombo. E mi ricordo che si andò in questo ospedale e noi entrammo con una fila di persone applaudenti, non nei miei confronti, nei confronti di Di Pietro. Veramente impressionante perché c'erano infermiere che non facevano altro che avvicinarsi a Di Pietro per toccarlo. I fatti si susseguono. Mario Chiesa viene condannato a 6 anni di carcere. L'uomo che Craxi definì troppo in fretta e superficialmente un mariuolo aveva ormai dato l'avvio all'operazione Domino. Non solo lui, certo. Gli imprenditori avevano deciso di chiudere la partita, di non pagare più i costi della politica. In un convegno dei giovani di Confindustria a Santa Margherita, viene invitato e accolto da un grande applauso proprio Antonio Di Pietro. La commissione bicamerale approva un progetto di riforma di una nuova legge elettorale, con una quota di maggioritario e una di proporzionale. Il 13 dicembre le elezioni amministrative sanciscono la vittoria al nord della Lega, che conquista addirittura Milano. Il partito di Bossi è ora al secondo posto nelle preferenze degli italiani a livello nazionale. La sera della vittoria a Varese, il leader leghista riceve una telefonata e chiede conferma a un cronista. Circolano voci su un clamoroso avviso di garanzia per il segretario del Partito Socialista, Bettino Craxi. Il 15 dicembre 1992, alle 10 circa di quel freddo mattino d'inverno, i cronisti ricevono una telefonata. C'è una busta gialla in arrivo per Craxi. Alle 13, Radio Popolare, storica emittente milanese, anticipa tutti e dà la notizia. Noi oggi siamo ad una percentuale di prescrizioni per i processi di mani pulite che supera il 35%. E siccome non tutte le sentenze sono diventate definitive, il che vuol dire che il tempo sta passando e quindi continueranno a maturare termini di prescrizione, il che vuol dire che con una certa attendibilità si può prevedere che nel giro di poco tempo questa percentuale aumenterà fino a raggiungere valori intorno al 60-70%. Il che vuol dire che poi in sostanza per molte delle persone coinvolte non ci sarà una sentenza definitiva. Ma quale giornalista, quale osservatore di costume non si è accorto che a Milano i tempi della giustizia sono stati dettati dai magistrati? Ci sono personaggi che nell'arco di 3-4 anni sono stati processati in primo, secondo grado e in Cassazione e gente che in 11 anni non è praticamente arrivata al primo grado. E chi lo decide questo? Per quale ragione Bettino Craxi, prima ancora quasi di andare in latitanza, ha fatto in tempo a essere condannato in terzo grado per determinate questioni? Per quale ragione Walter Armanini o lo stesso Cusani sono stati in fretta e furia rispetto ai tempi della giustizia che hanno riguardato altri, processati così in fretta? Chi lo decideva se non in qualche maniera discrezionale la procura di Milano stessa? In questi 10 anni si sono date molte chiavi di lettura della vicenda Mani Pulite, una dal punto di vista giudiziario. I fatti nudi e crudi hanno comunque dimostrato che corruzione e illecito finanziamento c'erano stati e si intrecciavano con la storia recente del paese.
C'è poi una chiave solo politica che si è contrapposta in questi anni a quella giustizialista. I magistrati, fortemente condizionati, influenzati, se non addirittura eterodiretti dall'ex partito comunista, hanno cancellato dallo scenario politico, con arresti e avvisi di garanzia spesso ingiusti e poi non convalidati da successive condanne in processi, un'intera classe politica, lasciando al loro posto quei politici che erano stati sconfitti dalla storia dopo il crollo del comunismo nel 1989, i cosiddetti impuniti, per intenderci. Quanti esponenti del Partito Comunista furono inquisiti? Vorrei ricordare che a Milano c'era un segretario cittadino inquisito, arrestato, processato. C'era un segretario provinciale inquisito, arrestato, processato. C'era una struttura attinente al cosiddetto sistema delle cooperative che faceva capo a Sergio Soave, inquisito, arrestato, processato, condannato. C'era una struttura attinente ai rapporti con gli enti pubblici. Noi abbiamo avuto degli inquisiti e la grandissima parte sono stati poi scagionati. Quindi il non sapere era anche non sapere di reati che poi di fatti si manifestarono inesistenti. Quindi questa è già una dimostrazione che non si poteva sapere, perché la stessa magistratura poi considerò inesistenti quei fatti. C'è stato che è stato completamente protetto. C'è gente che ha fatto il segretario dei partiti per anni e non risponde di nulla, ma è questo proprio, non risponde di nulla e nessuno gli chiede niente. Io sono convinto che molto dell'illecito sia rimasto nascosto ed è rimasto nascosto per carenza di notizie di reato. Io, se mi guardo indietro, non vedo dei buchi nelle indagini. Per quanto siamo stati capaci, abbiamo fatto il possibile per riuscire a far emergere tutto quello che si fosse in grado di far emergere. Io, riflettendo, vedo, osservo ciò che è avvenuto e se lo osservo, per quanto riguarda il mondo politico, vedo una certa mappa, con dei confini. C'è chi deve essere protetto. C'è chi deve essere tenuto a bagnomaria, c'è chi deve essere distrutto. Il Partito Comunista veniva pagato, tra virgolette, per il fatto che una quota preordinata, prevista, negoziata, vorrei dire, all'origine dei lavori, veniva riservata alle cooperative che erano una protesi, se vogliamo dir così, del Partito Comunista. C'è da augurarsi che tante verità che sono state nascoste, occultate o manipolate vengano a galla più rapidamente. Dalle testimonianze di Sama e dai resoconti di altri testimoni si viene a sapere che Gardini si recò a Botteghe Oscure, cioè la sede allora del PC, che poi diventa PDS, con una valigetta contenente un miliardo. Va a colloquio con Occhetto e poi con D'Alema separatamente, esce da Botteghe Oscure, non ha più la valigetta contenente un miliardo. Ho chiesto personalmente l'audizione, per riscontrare il famoso miliardo, l'audizione degli allora segretari politici del Partito Comunista, poi PDS, di entrambi, D'Alema ed Occhetto. Il Tribunale ha detto no, non ce n'è bisogno perché i fatti sono prescritti. Il 30 giugno 1993 il Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, emanò una direttiva che prevedeva la privatizzazione di Enel, Agip, Stet, Credit, Comit e INA. L'Italia fa le privatizzazioni perché in qualche modo vi è spinta dall'Europa, dagli obblighi europei. Il commissario Van Miert è alla... in quegli anni alla guida della crociata per rendere l'Italia al passo con l'Europa in tema di privatizzazioni. Stet, poi Telecom, viene privatizzato da un giorno all'altro proprio dopo una visita, se non sbaglio, di Ciampi a Van Miert. Allora si parlò di un incontro sul Panfilo Britannia dove si erano poste le premesse per una stagione di privatizzazioni certamente imposta dalle condizioni del bilancio dello Stato, ma forse fatte in maniera affrettata e non sempre
sufficientemente approfondita, dove parteciparono sicuramente le banche d'affari straniere ad acquisire commissioni importanti, e dove forse ci fu la possibilità per qualcuno di approfittarne. Durante il mio processo i cosiddetti poteri forti, che erano rimasti intoccati dall'inchiesta, hanno proceduto all'accelerazione del processo di privatizzazione. Le imprese furono tentate evidentemente di liberarsi dal gioco della politica. Tutti i servizi, tutto quello che toccava il settore pubblico finiva con una tangente, quindi probabilmente le imprese tentarono di parlare con i magistrati e dire colpite i politici e non noi. Dal punto di vista dei giudici era a quel punto veramente molto difficile riuscire a salvare con il bisturi chirurgico chi si voleva salvare. Si può dire che allora la magistratura inconsciamente lavorò per il re di Prussia, cioè per i poteri forti, nel senso che li ha rafforzati ulteriormente e ne ha prodotto un rafforzamento, nel senso che poi sono presi dei beni pubblici di straordinario interesse. Io non sono uno statalista, ma non credo neanche che l'industria sia uno statalista nel senso collettivista burocratico, ma non credo neanche che l'industria di Stato meritasse la sorte che sta meritando, tenuta in scacco per anni e poi praticamente privatizzata obbligatoriamente a condizioni molto spesso discutibili. I grandi gruppi industriali Fiat, Ferruzzi e Fininvest erano da mesi entrati nel mirino del pool di Mani Pulite. Il procuratore capo di Milano, Borrelli, aveva già pronunciato la famosa frase che aveva fatto tremare i palazzi del potere finanziario: abbiamo acceso un faro su Mediobanca. Il potente e riservato capo della più importante istituzione bancaria italiana, Enrico Cuccia, senza il quale nessun affare vero poteva essere concluso nel nostro paese, era molto preoccupato fin dall'arresto di Salvatore Ligresti un anno prima di quel fatidico luglio 1993. Sono gli anni in cui c'è una polemica durissima tra Prodi e Cuccia. Prodi, presidente IRI, Cuccia, capo di Mediobanca, sulla privatizzazione di Comite Credit, di due banche che evidentemente non erano di poco conto, il modo di privatizzazione che voleva Prodi e che è stato sconfitto poi dalla logica reale che si è realizzata di quella privatizzazione da parte di Mediobanca. I poteri forti si divisero prima di tutto. C'era una tendenza ovviamente a salvarsi in corner facendo accordi con la magistratura, difficile però da realizzare, perché poi quando c'è una ribellione dei corpi, degli apparati, della corporazione, dei giudici togati, poi non è facile operare dei distinguo, insomma. Se il 92 era stato l'inizio, se in quei mesi i protagonisti erano stati soprattutto i politici, prima quelli locali, poi su fino ai segretari dei partiti, il 1993 è l'anno in cui, nel capitalismo italiano, vecchio e per certi aspetti superato, con le poche e chiuse grandi famiglie che gestivano il potere dei soldi intorno al trono di Cuccia nel salotto di Mediobanca, ebbe inizio la resa dei conti, la scelta tra chi doveva sopravvivere al ciclone di Mani Pulite e chi invece poteva scomparire. In quei giorni si svolgeva sul terreno dell'Italia una guerra epocale. D'altro canto c'era anche un'esigenza di una parte dell'impresa italiana di liberarsi di un sistema politico molto costoso che era stato disposto a finanziare proprio nella fase precedente, nella fase dello scontro tra i due blocchi. Superata quella fase, pensò che non dovesse più accettare della prevaricazione del sistema politico. Certamente la compromissione anche politica di grandi aziende che di fatto partecipavano alla gestione dello Stato, perché in Italia non c'è mai stato un capitalismo
di tipo anglosassone, abbiamo avuto grandi, enormi aziende che agivano con commissioni statali, quindi legati a poteri bancari enormi, con il cittadino schiacciato, messo completamente fuori gioco, e quando questi titani, questi samurai entravano in conflitto fra di loro, diciamo si entra in un territorio di oscure crociate. Anche questi avvenimenti bisogna sempre leggerli col fatto che proprio nel 93, quegli anni, c'è il dissolvimento del sistema politico del cinquantennio e non c'è nulla che lo sostituisca. Quindi è chiaro che lo scontro tra poteri diventa molto forte perché non c'è la mediazione politica. Quando io ho intervistato Romiti, gli ho chiesto, ma sulle tangenti che cosa mi dice? Dice, le tangenti noi non le abbiamo mai pagate e la nostra fama che non le paghiamo mai fa sì che non ci vengano nemmeno mai chieste. Invece non era vero. Però l'avvocato seguiva questa cosa con una fortissima preoccupazione e anche con molta amarezza. Io mi ricordo che in quelle settimane disse, mi sono sempre vantato con me stesso del fatto che non ci fosse un uomo della Fiat nello scandalo della P2. Mi sarebbe piaciuto molto poter dire la stessa cosa di Tangentopoli, ma non era così. Interesse di tutti i gruppi era quello di spartirsi le spoglie del gruppo Ferruzzi, che era il secondo gruppo italiano. C'era dietro un interesse forte della Fiat, perché la Fiat aveva un ramo della chimica, aveva la Caffaro, e aveva tentato anche di un'aggregazione con l'Enimont. E poi in realtà successe un fatto emblematico, la famosa frase della Procura di Milano che fu detta dal dottor Borrelli, che era procuratore capo, ma in realtà fu una trovata molto ficcante, molto puntuale del dottor Greco, era il sostituto procuratore del Pool, quella: abbiamo acceso un faro su Mediobanca. Ecco, quello fu un momento di svolta, nel senso che quel faro fu immediatamente girato da Mediobanca, che era il fulcro di un sistema satellitare di grandi imprese e di aziende bancarie, su l'anello debole della catena del capitalismo, che era il gruppo Ferruzzi. Certo, rileggendo oggi questi episodi, basterebbe pensare che attorno al reato di falso in bilancio si è costruito un attacco all'attuale Presidente del Consiglio, mentre il falso in bilancio di alcune grandi società, per esempio la Fiat, è passato, se non inosservato, e comunque quei processi non hanno avuto nessun particolare effetto, nessuna ripercussione su alcune grandi società. Il 27 marzo parte questa volta da Palermo una nuova e diversa busta gialla. Il mittente, la procura che indaga su Cosa Nostra. Il destinatario, Giulio Andreotti. Il giudizio che viene dato, politico, morale, su Andreotti è un giudizio negativo. Allora noi abbiamo il dovere, non il diritto, anche il diritto, ma come riflesso del dovere, di cercare in che cosa Andreotti sia colpevole e di esaltare tutti gli aspetti negativi del suo comportamento. Una grande ideologia è quella giacobina, basata sulla bellissima legge sul sospetto, che inverte l'onere della prova. Una grande ideologia che ha avuto il suo grande teorizzatore politico in un uomo molto per bene, un grande giurista, ma un vero comunista tuttora, che Luciano Violante, mio amico, insomma. Andreotti, fino alla fine degli anni Ottanta, era stato il grande interlocutore del Partito Comunista. Lo era stato nel periodo dell'Unità Nazionale, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, e anche quando era avvenuta la rottura fra democristiani e comunisti, in realtà
il PC individuava sempre in Andreotti l'interlocutore democristiano con il quale poteva essere ripreso un rapporto politico e quindi un governo di unità nazionale o qualcosa di simile. Si stabilì che il famoso processo alla Democrazia Cristiana, che poeticamente, liricamente invocava Pasolini, a quel punto si doveva fare. Ed era un processo alla Democrazia Cristiana, ai suoi alleati e a tutta la Prima Repubblica. Le forze che spinsero in quella direzione erano dentro la stessa DC e poi hanno sortito il fenomeno dei cattolici democratici che sono passati a sinistra nel bipolarismo italiano ed erano naturalmente, avevano come centro, come nucleo fondante il partito ex comunista, insomma, no? che aveva questa chiara visione strategica, il partito di Violante soprattutto. E questa iniziativa contro Andreotti, messa in cantiere alla fine degli anni Ottanta con la commissione antimafia in Parlamento, scatta però dopo Mani Pulite, dopo che inizia Mani Pulite, quindi è una questione di tempo, cioè tutta l'iniziativa di Palermo è un'iniziativa che è stata gettata alla fine degli anni Ottanta e che produce dopo che nel frattempo era caduto con Mani Pulite la maggior parte della classe dirigente. La corruzione da sola non bastava, ci voleva una lancinante e tremenda accusa di mafia che colpisse non Craxi, che tutto sommato era un outsider del sistema e un uomo della sinistra, ma il pivot della continuità democristiana, un uomo come Andreotti. Innanzitutto il processo, l'indagine relative al presidente Andreotti sono precedenti all'avvio dell'indagine sui rapporti di mafia politica da parte della commissione antimafia che io presiedevo. Tutto quello che gli è scritto è ampiamente documentato, tutto quello che gli è scritto fu approvato dalla stragrande maggioranza della commissione, che non credo che fosse tutti quanti, come dire, turlupinati dal presidente. La relazione fu corretta, anche profondamente, nel passaggio dalla bozza che io presentai ai colleghi al testo definitivo. E nei confronti del presidente Andreotti c'è un'unica frase che ricorre. E si dice che sulle eventuali responsabilità politiche del presidente Andreotti, del senatore Andreotti, per i suoi rapporti con Salvo Lima, dovrà pronunciarsi il Parlamento. Punto e basta. Il 9 giugno, altra missiva, ora da Perugia. Stesso destinatario, Andreotti. Accusato di essere addirittura il mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Il 10 febbraio si era dimesso Craxi dalla segreteria del Partito Socialista Italiano. Poi le bordate palermitane su Andreotti. Tocca ora alla terza lettera del CAF, Arnaldo Forlani. Dopo una sequela di avvisi di garanzia per il segretario amministrativo della DC, Severino Citaristi. Non c'era un riferimento, l'ho detto prima, sistematico, puntuale sui contributi che riceveva. In questa circostanza mi ha confermato di aver ricevuto il contributo perché l'avevo io messo in contatto con Sara. Citaristi è molto più diretto sul punto, perché dice: dando atto a Forlani dall'avvenuto versamento di cui peraltro lui stesso mi aveva dato indicazione e autorizzazione. Indicazione in che senso? Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, comunica al Parlamento. Il Ministro della Giustizia, onorevole Martelli, ancor prima di essere raggiunto da un avviso di garanzia, ha subito ritenuto di dare le sue dimissioni dal governo. Tutto questo dopo il rientro dalla latitanza dell'architetto socialista Silvano Larini, che coinvolge Martelli in una vecchia storia, quella del conto protezione. Mi coinvolge in modo ingiustificato, come del resto lui stesso poi ha ammesso, l'unica volta in cui è venuto a testimoniare nel terzo processo d'appello che è stato fatto per questa vicenda, raccontando ai giudici che lui aveva cancellato il suo nome come titolare di quel conto e che quindi nessuna indagine avrebbe più potuto risalire a lui perché l'aveva sostituito con una firma illeggibile. E dunque, a legittima domanda, ma allora perché ha raccontato questa storia? Lui non ha trovato altro da dire che per sgravarsi la coscienza, per liberarsi da questo passato che gli pesava sulla coscienza. Ora, siccome dopo quel passato che gli pesava sulla coscienza aveva appunto per 10 anni fatto il mestiere di collettore di tangenti, non sembra particolarmente credibile questa versione dei fatti.
come tutta Italia, anch'io allora pensai che mi avesse coinvolto al preciso scopo di sbarrarmi la strada nella possibilità di diventare segretario del PSI, cosa che sarebbe accaduta 48 ore dopo l'avviso di garanzia che io ricevetti. Sulla scena di Mani Pulite entra ora un nuovo personaggio, Primo Greganti. Per il pool è il gestore dei fondi illeciti per conto di botteghe oscure. Se per gli altri collettori di tangenti, di illeciti finanziamenti, si poté arrivare ai segretari amministrativi e poi a quelli politici dei partiti DC e PSI in testa, mai le condanne, pur definitive, di Greganti come effettivo mediatore per conto del PCI e PDS porteranno ad analoghe conseguenze. Probabilmente i meccanismi percettivi dei soldi legali del vecchio PCI erano più perfetti di quelli degli altri partiti e quindi i soldi arrivavano per dei percorsi molto tortuosi che i magistrati potevano anche non individuare. 9 marzo, San Vittore. Una cella è ora occupata da Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI. Un mese dopo si apre il fascicolo Enimont. Il primo avviso è per Forlani, poi sarà il diluvio. Il 18 aprile gli italiani votano un referendum che abroga il finanziamento pubblico ai partiti. Quel modo di pagare i costi della politica e, diciamolo, i vizi di certi politici ha provocato danni e guasti sia alle casse dello Stato sia alla coscienza collettiva. Io mi ricordo le persone che andavano per le strade di Roma a firmare i referendum di segni e erano affrotte, era come se si firmasse per un nuovo paese, per una rifondazione dell'Italia. Non ero d'accordo, non ho firmato quei referendum, io sono interamente dentro la storia della Prima Repubblica e quindi vedevo il pericolo di questa semplificazione per cui il più bello, il più ricco, il più cattivo, alla fine vince tutto. Il 26 aprile il presidente Scalfaro conferisce l'incarico del nuovo governo dopo l'ennesima crisi a Carlo Azeglio Ciampi. Vincendo, 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 vincendo. Il Parlamento intanto respinge le richieste di autorizzazione a procedere contro Craxi e la folla si scatena a Roma davanti all'Hotel Raphael, residenza dell'ex segretario socialista. Sarà una delle pagine più brutte e squallide della storia italiana. Incivile e vergognosa, ma non fu la sola. Ci fu un tentativo di assalto dei giovani di estrema destra, guidati credo da alcuni parlamentari, alla Camera dei Deputati. Ci fu un ribollire di iniziative, in particolare della Lega Nord e dell'estrema destra, che erano connotate dall'antipolitica. E comunque quella vicenda che colpì Bettino Craxi, ripeto, fu incivile e vergognosa. Però vede, noi abbiamo manifestato, il Movimento Sociale Italiano, 2 anni dopo sarebbe nata Alleanza Nazionale, quindi ancora presto per poter dire che lì c'era il partito nuovo, perché eravamo sinceramente convinti della necessità di sostenere l'azione di una magistratura che la Costituzione vuole indipendente e voleva indipendente rispetto al potere politico. I dubbi ci vennero in seguito. Quando vedemmo che nel cancro di Tangentopoli c'era qualcuno che era immune,
penso alle zone più rosse di questo paese. Secondo me quello è il momento in cui il pregiudizio morale assume valenza politica. Il disprezzo morale diventa elemento costitutivo del giudizio sui personaggi della politica. E c'è anche lì una fusione abbastanza straordinaria, anche nelle persone che fisicamente erano lì, nella folla che c'era davanti a Raphael, tra due componenti che fino allora erano state molto distinte nel panorama politico italiano. Da un lato, diciamo così, i movimenti antisistema, la destra che parlava da tempo di partitocrazia e che disprezzava per l'appunto questa cupola che governava il paese, e la sinistra che invece aveva sempre fatto un'opposizione di tipo sociale, politico, ma non aveva mai espresso un giudizio morale di questo genere, seppure con Berlinguer aveva cominciato a parlare di questione morale e così via. C'è da dire inoltre che quella sera, quella triste sera, Craxi stava tornando dal Parlamento dove da quel grandissimo uomo di Stato che era, aveva trattato l'argomento Mani Pulite nella sua verità, nella sua realtà, e aveva detto che effettivamente il fenomeno esisteva, ma aveva anche detto chi è senza peccato scagli la prima pietra, cioè aveva denunciato lui stesso che esisteva un'abnorme situazione italiana per quanto riguardava il finanziamento della politica, e aveva anche dichiarato senza mezzi termini che a questo sistema abnorme partecipavano tutti senza distinzione alcuna, né relativa all'appartenenza al mondo politico né relativamente all'appartenenza al mondo imprenditoriale della produzione. Sabato 24 aprile Cesare Romiti consegna a Di Pietro una memoria di 20 pagine preceduta da una lettera aperta pubblicata dal Corriere della Sera. C'è pure un allegato con la mappa degli appalti pubblici del gruppo Fiat. Tra le carte, una lettera dell'avvocato in persona con la richiesta di un nuovo codice deontologico per l'azienda. Nuovi illeciti vengono segnalati ai gongolanti magistrati. Romiti dirà: «Ho peccato di sottovalutazione, non immaginavo l'ampiezza del fenomeno». Ed ecco luglio. Il 13 Di Pietro e il giudice delle indagini preliminari, Italo Ghitti, vanno a Ginevra per arrestare Giuseppe Garofano, potente capo della Montedison. Il 20 luglio, con un sacchetto di plastica sulla testa, si uccide nel carcere di San Vittore Gabriele Cagliari. Non è un gesto fatto in un momento di sconforto o un gesto di debolezza. È una ribellione a una situazione analizzata e quindi è un gesto di ribellione, un gesto di forza. Il 23 luglio uno sparo in una casa nel cuore di Milano. Raul Gardini si è ucciso. Il suicidio di Gardini fu estremamente equivoco, non credibile, strano. La Fiat è salva, la Ferruzzi no. Il crollo è immediato. Carlo Sama, genero di Gardini, e il finanziere Sergio Cusani vengono a loro volta arrestati. Intanto si profila all'orizzonte la Seconda Repubblica. Il 3 agosto il Senato vota la fine del sistema proporzionale. Corrono voci su un appoggio di Silvio Berlusconi a una nuova forza politica guidata da Mario Segni. Il 28 ottobre il Senato approva la riforma dell'immunità parlamentare. A Milano si apre il sipario sul processo Cusani. Ha dato denaro a politici? O no? Ma scusi, dottor Di Pietro, nel momento in cui io mi sono... Ho ammesso i fatti. Nel momento in cui ho dichiarato di assumersi la responsabilità della materialità del fatto, lei cosa vuole che io le dica di più? Si è portato denaro a qualche politico? Non mi sono sentito mai vittima, perché io mi sono assunto da subito le mie responsabilità. E non sentendomi una vittima, ho reagito
alla mia situazione, quindi diciamo così hanno prevalso più le forze di trasformazione, quindi di guardare in avanti, che delle forze che pervadono il carcere, che sono forze regressive, che trascinano verso il basso. Allora, in nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535, dichiara Sergio Cusani responsabile dei reati lui ascritti, ad esclusione di quelli di cui i capi 6 e 7, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione e 16 milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Ho visto subito che è una macchina infernale, l'ho trovata una macchina stupida, con uno spreco di risorse umane e economiche da paura, 8.000 miliardi dei soldi della comunità nazionale in un circuito penitenziario così farraginoso, così disarticolato, così che non fertilizza le esperienze. Ho detto, questo è oltre ad essere un carcere, è un mondo di matti. Qualcuno dice che il carcere mi ha fatto bene, è un'assurdità, perché il carcere fa male. Io di carcere mi sono anche ammalato, però mi ha fatto bene per un merito che non è mio, per un sistema degli affetti che ha tenuto e per degli strumenti culturali che avevo acquisito durante la mia vita. Ma chi non ha questi due elementi è un miracolo che ne esca sano di mente e sano d'animo, insomma. Bene, per contrastare questo rassemblement, gli altri... Una sera di novembre a Casalecchio di Reno, una giornalista chiede a Berlusconi: se lei fosse a Roma, 5 dicembre, chi sceglierebbe tra Rutelli e Fini? Quali di questi due candidati è più funzionale, secondo te? Ma io credo che la risposta lei la conosce già. Certamente Gianfranco Fini. La risposta segna la discesa in campo del cavaliere. Credo di avervi dato materia. Una scelta che Berlusconi meditava da tempo. I suoi più stretti collaboratori lavoravano già al progetto di Forza Italia. Ai colleghi industriali lombardi dirà: a primavera sarò a Palazzo Chigi. Io sono testimone personale del fatto che Berlusconi, Silvio Berlusconi, se il Partito Popolare Italiano di Martinazzoli avesse accettato di giocare il ruolo di alternativa EDS, lui, e l'ambasceria la porta io, era disposto a candidarsi come indipendente col Partito Popolare. Martinazzoli gli aveva già offerto la candidatura, non aveva pregiudiziali personali nei suoi confronti, e parole testuali, a mettere a disposizione tutto il suo mondo, a disposizione, quindi televisioni, Publitalia, che poi quella che fornì i quadri. Poi abbiamo capito subito che cosa era avvenuto e ce l'ha spiegato lo stesso Berlusconi con una frase che qui voglio citare. Lui ha detto: il mio miracolo non è quello di aver creato un partito, ma di aver messo insieme un elettorato, e cioè, visto che stiamo parlando di Mani Pulite e Tangentopoli, di aver dato una nuova famiglia, e quindi un nuovo padre di famiglia, un dei nuovi leader, a una grandissima quantità di elettori della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, che avevano visto i loro partiti decapitati dall'opera dei magistrati. Nelle stesse settimane muore la Democrazia Cristiana, o almeno così pare. Nasce il Partito Popolare di Mino Martinazzoli. Ci fu la convenienza da destra a sinistra o da chi scendeva in campo di fregare quelli che c'erano precedentemente. E questo, come dire, determinò una condizione difficile per quelli che erano i democristiani o gli altri e come dire, furono estirpati. Da Alleanza Nazionale fino ai Democratici di Sinistra, la stragrande maggioranza sono uomini della Democrazia Cristiana. Anzi, nel Parlamento della cosiddetta Seconda Repubblica il numero di deputati democratici cristiani, di coloro cioè che hanno avuto già esperienze elettive nella Democrazia Cristiana, è un numero maggiore di quello che c'era quando era in vita la Democrazia Cristiana. Il 22 gennaio 1994 Fini annuncia la nascita di Alleanza Nazionale. Quattro giorni dopo Berlusconi si candida alla guida del governo con Forza Italia alleata ad AN di Fini e alla Lega di Bossi. Berlusconi, per quanto riguarda la vita politica, è una novità assoluta. Ma lei come lo considera? Una novità assoluta lo considero. Questo paese non accetta di essere governato
a prescindere dalla sua realtà e dalla sua struttura sociale, che è una struttura sociale di ceto medio, che è una struttura sociale di piccola e media impresa vitale, che è una struttura sociale di forze che dentro l'interclassismo democristiano, la vecchia dottrina appunto interclassista democristiana contro la dottrina marxista della lotta di classe, avevano convissuto ed erano state pacificate, mediate, insomma, da un partito-stato. La fine della guerra fredda aveva aperto degli spazi, lui fu molto capace nell'occuparli e aveva anche dei mezzi cospicui che gli consentirono di compiere un'impresa che non c'era mai stata nella storia d'Italia. Non era mai accaduto che qualcuno diventasse Presidente del Consiglio in seguito ad una elezione politica generale. Gli italiani sono sostanzialmente individualisti e sostanzialmente anarcoidi. Se ci si domanda perché e se ci si domanda come mai questo avviene soprattutto nel Sud, la risposta la dà il principe di Salina nel Gattopardo. E non è la famosa frase che viene sempre ripetuta, cioè è bene cambiare tutto affinché nulla cambi. Anche questa ha una sua verità, ma la frase a cui mi riferisco è un'altra. È quando il principe dice a quel funzionario piemontese che andava ad offrirgli di essere senatore, disse: noi discendiamo dagli dèi, non siamo comuni mortali, noi discendiamo dagli dèi, il nostro rapporto con la morte è diverso. Allora questo fa sì che l'ideale è l'amministrazione della propria giustizia con le proprie mani. Questo è l'anarchismo italiano. Il 28 marzo è il giorno delle elezioni, le prime di quella che tutti definiscono come la Seconda Repubblica. Forza Italia, AN e Lega hanno la maggioranza. Il Polo della Libertà ha vinto. Achille Occhetto è il grande sconfitto. Un mese dopo, il presidente Scalfaro conferisce l'incarico di formare il nuovo governo a Silvio Berlusconi. Ma per noi era chiaro che c'era un vuoto e qualcuno l'avrebbe riempito. L'entrata in campo di Berlusconi, per usare la sua espressione, fu fulminea. Prese di sorpresa direi tutto il sistema politico tradizionale italiano. Ce ne accorgemmo a poco, perché prima sembrava una cosa certo importante, ma non destinata ad avere quel successo che fu veramente tale solo per un fatto molto rilevante, che è stata la capacità di Berlusconi di sfruttare la nuova legge elettorale, quindi l'alleanza con la Lega. Dopo l'ennesima sconfitta alle europee del 13 giugno, Occhetto abbandona e al suo posto sale Massimo D'Alema. Hanno riportato voti Massimo D'Alema 249, Bartel Veltroni 173. Proclamo eletto al segretario del PDS il compagno Massimo D'Alema e lo invito a venire alla presidenza. Berlusconi propone a sorpresa a Di Pietro di fare il ministro dell'interno. Il magistrato scende a Roma e va nell'ufficio di Cesare Previti, legale amico di Berlusconi, ora senatore e candidato alla difesa. Per la verità, mentre Di Pietro parla nello studio di Previti, arriva una telefonata del procuratore capo Borrelli, nettamente contrario a quella scelta e in ciò sollecitato con forza anche da Scalfaro. Che fosse stata dunque una libera scelta o condizionamento da parte esterna,
Resta il fatto che Di Pietro rinunciò. Ho avuto l'onore di incontrare il Presidente del Consiglio incaricato, al quale ho confermato che in questo momento ritengo doveroso rimanere al fianco dei colleghi della Procura di Milano nel portare a compimento il lavoro iniziato. Il 22 novembre Berlusconi è a Napoli per la conferenza internazionale dell'ONU sulla criminalità organizzata. Mentre un ufficiale dei Carabinieri vola a Roma per conferire con Berlusconi, il Corriere della Sera va in macchina con la notizia di un avviso a comparire davanti ai magistrati milanesi per Berlusconi. Perché l'avviso di garanzia a Napoli è solo un episodio, noi abbiamo avuto interviste di Borrelli che diceva siamo pronti a un servizio di complemento se il Presidente della Repubblica ci chiama, ancora interviste di Borrelli che diceva stiamo per arrivare a livelli alti nelle indagini su Telepiù, cioè un avviso di un futuro avviso di garanzia. Insomma, piano piano il partito dei magistrati è diventato sempre meno un partito trasversale, sempre più un partito come dire d'avanguardia, di avanguardisti della rivoluzione giustizialista. Il clima è incandescente, la piazza in fermento. A seguito di una ispezione presso la Procura di Milano per verificare se e come il PUL ha effettivamente indagato sugli ex comunisti, Di Pietro, Colombo e Davigo minacciano dimissioni con un drammatico comunicato. Manifestazioni pro magistrati si svolgono davanti al Palazzo di Giustizia. Il 6 dicembre, alla fine della requisitoria Enimont, Di Pietro si toglie la toga e dice basta, mi dimetto. La parte civile parla per prima, e poi parlano questi. Di Pietro era scomodo, sia all'interno della magistratura, dalla quale era sempre stato considerato un corpo estraneo, sia nel mondo politico, corteggiato da entrambi gli schieramenti. Già si conoscevano alcuni scheletri negli armadi di Torino, comportamenti e costumi non in linea con l'immagine santificata del castigamatti del popolo. Il prestito, la Mercedes, certe amicizie, rapporti pregressi con inquisiti, il dossier pubblicato dal settimanale cattolico Il Sabato, la coincidenza che quelle carte furono pubblicate subito dopo che il giornale fu acquistato da un imprenditore romano legato da sempre agli ex comunisti, D'Alema in particolare. In quel periodo, se colpivamo a destra, erano contenti quelli della sinistra e quelli della destra si davano a fare per bloccare e per criminalizzare il nostro operato. Viceversa, se colpivamo a sinistra, erano contenti quelli della destra e quelli di sinistra bloccavano. Risultato, oggi posso dire con serenità d'animo che furono più mani non collegate fra di loro, ma che di volta in volta, da una parte e dall'altra dello scacchiere politico, si sono attivate per fermare l'indagine in mani pulite e per delegittimare la mia persona. Ma forse anche l'idea di Di Pietro di tentare il colpo grosso. Cancellato Berlusconi da quell'avviso a Napoli, ecco pronto il nuovo Cincinnato, l'uomo di mani pulite. Ma non vorremmo essere poi accusati, né io né lei, di aver utilizzato questi microfoni per fare campagna. No, campagna no, perché io non ho più campagna da fare. Io non ne vorrei mai avere, anzi non avrò mai. Il 22 dicembre Bossi esce dalla maggioranza e Berlusconi si dimette. Umberto Bossi ha detto molte volte in privato e credo anche in pubblico che il motivo principale per cui lui poi aderì alla proposta di Buttiglione e D'Alema quando si svolge la famosa cena delle sardine a casa di Bossi a Roma. E Bossi poi raccontò che lui provava una tale vergogna di fronte al suo elettorato duro, puro, montanaro, di fronte alle accuse che erano state lanciate all'alleato Berlusconi che si lasciò convincere a fare il ribaltone. La rottura dell'alleanza di governo da parte della Lega fu motivata da altre cose, principalmente un vizio di fondo, un peccato originale, che era quello che ci portò all'alleanza, che fu un'alleanza elettorale senza un programma di governo, senza un obiettivo di realizzare riforme costituzionali in senso federalista.
Questa è la storia di Mani Pulite. Poi inizia un'altra fase. Due anni dopo, le elezioni del 1996 vedono la vittoria di Romano Prodi. Berlusconi è all'opposizione con AN. La Lega entra nel nuovo governo. Nel 1998 un nuovo ribaltone. Prodi viene sostituito da D'Alema. L'Italia sta per partecipare alla guerra del Kosovo contro il dittatore di Belgrado, Milosevic. Il presidente Cossiga, il presidente emerito ormai, Francesco Cossiga, aveva deciso di essere lui il padre, padrino in senso buono, dello sdoganamento degli ex comunisti. Gli americani si convinsero a cercare D'Alema perché agli americani serviva una cosa molto semplice, l'agibilità delle basi italiane da cui dovevano partire i voli dei bombardieri. Per questo fu compiuta un'operazione geniale, devo dire, per un voto il 9 ottobre del 98. Prodi fu spedito di fatto a Bruxelles e D'Alema prese il suo posto a Palazzo Chigi. Anche quella pagina è una pagina estremamente negativa della vita italiana, qualcosa che non ha fatto bene alla politica, non perché sia andato un ex comunista. I diessini sono pienamente titolati a guidare un governo in Italia. Tuttavia la maniera in cui si è arrivati ad un governo guidato da un diessino non è stata felice perché è stata originata da questa rottura del patto con gli elettori, però non si può neanche accusare di questo D'Alema perché D'Alema si prese la responsabilità di dare un governo al paese, c'era e c'è stata una maggioranza parlamentare, c'era l'impossibilità causata dalla fuoruscita di Bertinotti, c'era in un certo senso un dovere repubblicano. Se a Palermo il faro è sempre acceso su Andreotti, ora a Milano ci sono Berlusconi e i suoi collaboratori sotto processo. Noi non siamo più di fronte ad un episodio di Mani Pulite, siamo di fronte a un intervento della magistratura che attraverso un'utilizzazione che poi si è rivelata assolutamente strumentale di un episodio che non poteva coinvolgere in prima persona il Presidente del Consiglio, si è gettato il sasso violento sia sul piano della comunicazione, sia sul piano anche della pienezza della responsabilità giudiziaria, che ha completamente, oscurato il fatto politico rispetto al fatto che il sistema giudiziario sulla svolta non era d'accordo. E d'altra parte il passaggio, diciamo, da Mani Pulite a Berlusconi è un passaggio tra l'indagine sulla corruzione politica e l'indagine invece a carico di una persona, perché nessuno dei processi che riguardano il presidente Berlusconi ha a che fare con la corruzione politica, anche se si è riusciti attraverso questa specie di etichetta che resta nel tempo a farlo rientrare nella idea di Mani Pulite. I processi di Mani Pulite non fanno più notizia. Tra l'altro si susseguono assoluzioni e prescrizioni varie. Sono pochissimi quelli condannati che hanno fatto il carcere. Sui 1230 condannati di Mani Pulite sbandierati dalla Procura di Milano, una grandissima parte, credo circa 800 se ricordo bene, sono stati condannati, attenzione, per patteggiamento. E qui, senza farla prolissa, ma andrebbe spiegato che il patteggiamento è in sostanza un'accettazione supina della tesi dell'accusa, ma durante la quale in sostanza si rinuncia al processo. Bene, va detto che la maggior parte di questi patteggiamenti avviene nel 92-93. La maggior parte di questi patteggiamenti dunque avviene quando c'era
il periodo più caldo e intenso della carcerazione preventiva e ci sono persone che magari si ritenevano innocenti che hanno accettato il patteggiamento e quindi una condanna mite non per finire attraverso la pena in galera ma per uscire dalla galera. Non posso dimenticare i suicidi, i morti per cancro da stress, i morti per ictus, gli arrestati risultati innocenti, gli arrestati inutilmente, coloro che sono stati fatti oggetto di vere e proprie campagne. Che si usano delle violenze e si compiono delle ingiustizie, poi arriva il giorno in cui ognuno fa il bilancio e si vedrà se l'esaltazione che è stata fatta di certi eroici paladini della giustizia, di certi eroici capitani di Ventura, corrispondeva a verità.